Trasferta in quel di Livorno per la Calciolecco di Mister D'Agostino. Dopo 3 punti raccolti all'esordio contro la Gian Erminio, trovava una squadra che sta vivendo un momento particolare per le note vicissitudini societarie. Si parte all'Armando Picchi, Lecco con dentro Iocolano e Capogna con Dudu Magni dall'inizio. Mazzeo lascia sfilare il pallone a sinistra, dentro a cercare Audì, c'è la chiusura però precisa della difesa dell'Lecco. Livorno ancora sempre da sinistra. La conclusione di Agazzi alta. Dall'altra parte però l'Lecco, il cross di Celiac, Magni di testa, sfiora il palo, la spizzata del numero 10 blu celeste, splendido il suo inserimento. Molto in palla il giocatore del Lecco, ancora da sinistra, ancora Murillo, la conclusione, il tiro centrale parato da Bertinato, non ci sono problemi per lui. Il colpo di testa ad allontanare dalla difesa dell'Lecco qui. Reclamano i giocatori del Livorno dal corner un possibile calcio di rigore per questo fallo ai danni di Agazzi. Lo rivediamo col contatto con Merli Sala. Si prosegue, allora l'Ecco va in avanti. L'1-2 che si chiude bene con il lancio di Marotta a cercare dall'altra parte Iocolano a sinistra che scende, va fino in fondo, mette dentro il pallone. Appuntamento puntuale con il gol per Dudu Magni alla 42esima. Il vantaggio dell'Ecco, il balletto, la danza di Magni con Capogna, festeggiano i giocatori dell'Ecco il vantaggio. Splendida l'assistenza di Iocolano, generosa per l'appuntamento al gol. L'inserimento con i tempi giusti centrali di Magni, molto mobile nel corso dei primi 45 minuti. Qui niente di fatto, gol annullato, ma perché c'è una spinta ai danni di Bertinato subito dopo al 49esimo. Nella ripresa il Livorno ci prova. Qui arriva la conclusione, grande parata di Bertinato sul tiro di Agazzi, potentissimo, se la ritrova addosso, ma grande guizzo di Bertinato sulla destra. Purro si accentra, cerca il piede sinistro, si fida del suo piede sinistro, il giovane esterno blu celeste. La parata però senza troppi problemi da parte di Romboli. Livorno però da calcio piazzato va a Mazzeo, arriva Di Gennaro con il colpo di testa su Malgrati che non riesce a saltare, a contrastare il giocatore del Livorno. Di Gennaro, stacco imperioso dalla corner, ben battuto da Mazzeo. Arriva il gol del pareggio all'82esimo. Livorno la rimette sui binari della parità, però attenzione perché non è finita. Riconquista palla da questa rimessa laterale, paga la stanchezza nel secondo tempo. Nel finale la formazione di D'Agostino concede un calcio di punizione evitabile da palla persa il Lecco. Rivediamo il fallo di Celiac sul numero 11 del Livorno, Murillo Mendes. C'è il calcio di punizione, anche il giallo per Celiac. Ma quel che più importa è che c'è calcio di punizione per Mazzeo, ancora col suo mancino. La palla che schizza contro Cauce, si infila alle spalle di Bertinato. Succede veramente di tutto nell'area dell'Lecco all'85esimo. Murillo la tocca col piede, poi è Morelli a toccarla di faccia involontariamente contro Cauce. È ancora più involontario il tocco invece del giocatore appena entrato, il difensore blu celeste. 2-1, la ribalta il Livorno nel giro di 3 minuti con un 1-2 terrificante, ma il Lecco non ci sta e ci prova ancora. Il cross splendido, non ci arriva in due tempi dall'altra parte Mastroianni, ancora il Lecco che ci prova con Moleri che la mette dentro, Mastroianni di testa, sfiora il gol del pareggio, ma l'Ecco che non si arrende, Mastroianni è entrato nella ripresa per Capogna. 1-2, Nesta va fino in fondo sulla destra. Arriva il gol di Morelli, l'autorete ad anticipare Capoferri per il gol del pareggio. Al 90esimo vale il 2-2 per il Lecco. Davvero emozionantissimo questo finale, un pareggio che però si può dire meritatissimo. Nesta qui bravissimo, la mette dentro e Morelli spaventato dall'arrivo di Capoferri, forse non lo sente neanche arrivare con i tempi giusti. Maldestro Morelli che aveva propiziato il gol del 2-1 livornese a infilare nella propria porta. Finisce 2-2, Lecco torna dall'Armando Picchi di Livorno con un punto che alla fine è sicuramente guadagnato per come si era messa nel finale. Grande cuore, l'orgoglio, la qualità della squadra di D'Agostino, che forse con una tenuta più accorta nel corso del secondo tempo avrebbe anche potuto strappare i 3 punti.